nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace nella Santa Chiesa di Dio sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Una grande gioia pervade il nostro animo mentre siamo qui riuniti per dedicare a Dio questa Chiesa tornata a nuovo splendore con la celebrazione del sacrificio del Signore. Partecipiamo con fervore a questi sacri riti in religioso ascolto della parola di Dio, perché la nostra comunità, nata da un solo battesimo e nutrita dalla stessa mensa eucaristica, cresca in tempio spirituale e intorno all'unico altare si rafforzi e progredisca nell'amore che lo Spirito Santo diffonde nei nostri cuori. Benedetto sei tu, Signore Padre Santo, che hai mandato il tuo Figlio nel mondo per raccogliere in unità, mediante l'effusione del suo sangue, gli uomini lacerati e dispersi dal peccato. Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile, perché chi entra sia salvo e chi entra ed esce trovi i pascoli della vita. Dona ai tuoi fedeli che varcheranno questa soglia di essere accolti alla tua presenza, Padre, per il Cristo tuo Figlio in un solo spirito. Fa, Signore, che quanti animati da fede filiale si raduneranno in questa Chiesa siano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere, e crescono in numero e merito per edificare la Gerusalemme celeste per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso viene consegnata a conclusione dei lavori la chiave della Chiesa al Vescovo, e il Vescovo incarica il parroco attuale di aprire la porta per la celebrazione. Lui l'ha detto così. Bravo. Grazie. Auguri.
suoni sempre in questo luogo la parola di Dio, riveli e proclami il mistero di Cristo e offri nella Chiesa la nostra salvezza. Cantate il mio Dio, cantando le genti, Dio siede sul suo trono. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sta realizzando un sogno, ecco caro padre, oggi il sogno è realizzato, il tuo è quello di questa bella comunità. Quando sono venuto altre volte ci siamo un po' ritrovati ma molto stretti nella chiesa congrega. Oggi dinanzi ai nostri occhi questa bella chiesa che merita, perché racconta la storia del popolo di Trenta, che alterne vicende vi ha consegnato oggi la bellezza del Tempio. Ma dentro questa bellezza, caro popolo, la vostra bellezza, scritta in una storia lontana e vicina. E siamo grati al Signore di essere qui oggi. Lo unse di Spirito Santo e lo costituì sommo sacerdote, perché offrisse sull'altare il sacrificio del suo corpo per la salvezza di tutti. Santifichi il Signore con la sua potenza questo altare e questo tempio, che mediante il nostro ministero sono unti col crisma, siano segni visibili del mistero di Cristo e della Chiesa.
grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Benedetto XVI, il nostro Vescovo Salvatore, il Collegio Episcopale, tutto il clero ed il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera della tua famiglia e a te dedica oggi questo tempio, perché sia casa di salvezza e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia, amen, alleluia. Padre nostro che sei in cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Scambiatevi un gesto di pace. La pace. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Reverendissimo Padre Arcivescovo, la nostra parrocchia è lieta di averla un'altra volta in mezzo alle nostre contrade e incrociare il suo sguardo, specie in un giorno di grazia come questo. Oggi per noi è un giorno speciale, una festa ricca di significato e speriamo di essere riusciti a farle sentire la gioia di averla potuta condividere con voi, persona di grande carisma e di grande afflato umano. Eccellenza, inutile dire che la riapertura al culto di una chiesa è sempre un evento importante, motivo di gioia e di speranza in un tempo in cui sembrano imperare altri valori, sempre più effimeri e vuoti. Il cuore costante di quella che San Paolo definisce la comunità di fede in cammino è proprio la Chiesa. Il culto, guidato, sostenuto e voluto dal nostro beneamato parroco, Don Francesco Greco. Reverendissimo Padre, 30 è una parrocchia che è divisa in 6 frazioni più morenti, ognuna con 2 o 3 chiese, ognuna con le sue tradizioni, ognuna con le sue feste. E devo dire che se noi raggruppiamo tutti coloro che partecipano a messa, per una parrocchia di 1300 abitanti, la percentuale è altissima, perché la chiesa è frequentata.
E allora gli dicevo ai fedeli, cercate di aiutarmi anche economicamente. Se non potete aiutarmi, pregate, perché la preghiera tocca il cuore di Dio. E così è avvenuto. Sono arrivati i finanziamenti della CEI, grazie al suo interessamento. E sono arrivati anche gli oboli dei fedeli. Padre, persone che sono private anche del necessario per poter costruire la Chiesa di Dio. Questa Chiesa è bella e splende perché è fatta dalla povertà della gente, è fatta dalla carità, dalla privazione. Di questo ne sono pieno, di avere una Chiesa costruita dai poveri. Oggi restituiamo questo sacro tempio al culto di Dio e alla gloria del nome di Maria. La mia felicità è enorme, perché finalmente posso vedere quella chiesa che pieno di zelo l'ho resa splendente e mi auguro che da oggi in poi risplenda anche il cuore dei fedeli, sempre più attaccati a Cristo e al suo Vangelo. Grazie. Dopo 13 lunghi anni è stata riaperta al culto la chiesa di Trenta, cerimonia solenne alla presenza del vescovo Monsignor Salvatore Nunnari, l'antico edificio di culto che la parrocchia del centro presilano ha accolto i fedeli, tanti, che non hanno voluto mancare a quella che è stata una vera e propria festa d'inizio estate. La liturgia, cominciata con la benedizione del portone e la spensione da parte del vescovo con l'acqua del popolo e delle pareti della chiesa e dell'altare, è stata animata dai canti del coro parrocchiale. Ristrutturato il grande arco in tufo risalente al 1662 e riconsegnate al culto la pala dell'altare e le preziose tele, tra cui alcune opere del Sant'Anna. L'altare e l'ambone sono stati impreziositi dalle sculture in bronzo a firma del maestro Luigi Greco. Il momento più importante della celebrazione è stata l'unzione dell'altare con il crisma, rito che richiama il sacramento della cresima, e la copertura e l'illuminazione dell'altare che indica invece il sacrificio e la mensa del Signore. Le parole del pastore della chiesa cosentina, Monsignor Nunnari, a sostegno di una comunità che ha visitato tante volte e con la quale ha voluto condividere uno dei momenti più importanti. Emozione da parte del parroco, Don Franco Greco, che ha raccontato delle difficoltà affrontate e superate per riuscire a coronare il sogno. Cerimonia suggestiva e curata in ogni particolare, due ore circa in cui è stato spesso ricordato come la provvidenza di Dio supera gli ostacoli dell'uomo. Un messaggio di speranza da una piccola comunità che si è stretta attorno al suo tempio sacro.